nostro approfondimento sul calcio Napoli curato dalla redazione di webnapoli24.com. Anche questa sera saranno tanti gli argomenti che approfondiremo, in primis la sconfitta del Napoli allo Juventus Stadium, una sconfitta che ha portato il Napoli al terzo posto in classifica a ben 4 lunghezze dalla capolista. Parleremo ovviamente anche della Champions dopo le due splendide vittorie col Marsiglia, e di questo parleremo con i nostri ospiti che vado subito a presentare. Salutiamo come sempre il direttore di webnapoli24.com, Vincenzo Rea. Buonasera, ciao Marta, buonasera a tutti. E qui con noi questa sera il giornalista del Gazzettino Vesuviano e direttore di Mondo Napoli 24, Cosimo Silva. Salve, buonasera. E diamo il benvenuto anche al giornalista di Ginaldo News e la voce del Vesuvio, Roberto Sica. Buonasera Marta, buonasera Vincenzo. Bene, io prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione do subito la parola al nostro direttore. Prego. Sì Marta, dicevi bene tu prima, il Napoli era chiamato a delle verifiche nell'ultimo periodo sia in campionato che in Champions. Diciamo che è andato molto meglio in Champions che in campionato, perché il Napoli ha superato brillantemente il suo compito con questa doppia vittoria con Marsiglia in Francia e al San Paolo. Questi 6 punti che hanno permesso alla formazione di Benitez di avere delle speranze concrete di passare agli ottavi di finale, anche se comunque si giocherà nella sfida decisiva di Dortmund appunto in passaggio al turno successivo. In campionato purtroppo dopo il passo falso all'Olimpico con la Roma, che aveva dato uno stop per quanto riguarda dei punti in classifica, ma aveva lasciato dei segnali positivi per quanto riguarda la prestazione. Con la Juventus questo non è accaduto, perché Napoli ha perso, e ha perso anche pesantemente con la Juventus, un netto 3-0 che, anche se è stato viziato, come poi approfondiremo nel seguito della trasmissione, da un gol in fuorigioco, però dobbiamo dire onestamente che il Napoli non ha offerto la prestazione che tutti noi ci aspettavamo. Purtroppo questa sconfitta, che ci fa allontanare dalla vetta della classifica, ci riporta a 4 punti dalla Roma, che anch'essa ha fatto un passo falso col Sassuolo. Anche se mancano ancora tante giornate alla fine del campionato, diciamo che quello che mi è balzato agli occhi è stata questa prestazione, l'ennesima prestazione sul campo difficile dopo la debacle di Londra. Il Napoli forse è mancato nei suoi uomini singolo, Hamsik, che ancora una volta non è riuscito ad esprimere tutta la sua qualità in un campo come lo Juventus Stadium. E dobbiamo dire che dopo 3 anni, nonostante le 3 sconfitte, il Napoli non è riuscito a segnare un gol in quello stadio. Quindi un campanello d'allarme, anche se, come ripeto, non bisogna buttare tutto quanto di buono Benitez ha fatto fino a questo momento e supportare ancora questa squadra che sta facendo benissimo, però a questo punto bisogna interrogarsi sul prossimo mercato di gennaio, perché probabilmente servirà qualche innesto per far sì che Napoli, oltre a poter andare avanti in Champions, potrà dire la sua anche per questo primo posto che tutti quanti noi ci auspichiamo. Bene, io partirei proprio dalla gara con la Juve. Abbiamo visto, ecco, come diceva il direttore, una seconda sconfitta pesante dopo quella con la Roma. Io penso che queste due sconfitte sono diverse in realtà, perché mentre con la Roma il Napoli ha giocato un'ottima gara, possiamo dire una delle gare migliori fino ad ora per quanto riguarda il campionato, non è accaduto invece con la Juventus, perché in realtà credo che il Napoli in campo non c'è mai stato realmente in quella gara. E quindi io vorrei chiedere ai nostri ospiti proprio che cosa è mancato a questo Napoli. Allora, ti dirò, a Torino giocare, entrare in campo, prendere il gol dopo 2 minuti sicuramente ricondiziona la partita. Sì. Benitez aveva preparato sicuramente un'ottima partita, poi insomma quell'episodio, tra l'altro un gol in fuorigioco, sicuramente ti condiziona quelli che sono i piani insomma del tecnico della partita. Il Napoli ha avuto un po' questo scossone di questo gol nei primi minuti, però poi man mano ha reagito. Nel secondo tempo comunque ha tenuto viva la partita fino al 74esimo. C'è stato un certo equilibrio, ha creato delle occasioni. Nel primo tempo c'è stata quella di Higuain, che si è girata in aria, una bellissima azione. Purtroppo ha calciato sull'esterno. Nel secondo tempo c'è stata qualche occasione per Amsic e per Insigne.
se segna Insigne la partita cambia. Poi ti arriva una punizione di Pirlo come quella straordinaria all'incrocio dei pali e lì il Napoli si smonta, insomma, sicuramente avremmo potuto vedere un Napoli diverso anche dal punto di vista caratteriale, la reazione è una reazione forse più veemente. Purtroppo forse insomma, è quella cattiveria che manca, forse un pizzico di cattiveria di più per una partita importante che Napoli poteva gestire in maniera diversa e purtroppo insomma è andata così. Poi c'è arrivato il terzo gol di Pogba, straordinario dal punto di vista tecnico, un gol eccellente, sì. E là insomma il Napoli poi definitivamente crollato, però è un risultato che forse è bugiardo per come è stata la partita, perché 3-0 è insomma un risultato insomma che il Napoli forse non meritava. Io credo sempre, però scusami Cosimo, io credo che il risultato bugiardo sia stato quello della Roma. Certamente, lì Napoli ha fatto la partita, ha avuto due opportunità e le ha concretizzate, la partita l'ha giocata quasi tutta il Napoli, sì. E quella sì. Quindi diciamo, al di là di... diciamo, il Napoli ha perso due partite con Roma e Juventus che le precedono in campionato. Però insomma a Roma ha giocata con la Juve, forse un po' meno. Non ha giocato insomma la stessa partita che ha giocato con la Roma, sicuramente. Qualche demerito ce l'ha sicuramente, ma volevo dire praticamente che secondo me la chiave di lettura della sconfitta della Juventus è solamente una: mancanza del centrocampo. Il centrocampo del Napoli sin dal primo minuto non ha fatto filtro, non ha fatto ciò che deve fare, barriera dinanzi alla difesa e filtro da centrocampo e arco. Questo non c'è stato contro la Juventus. Se la Juventus trova al primi due minuti gol in fuorigioco, indubbiamente il gol in fuorigioco è stato anche meglio della Juventus, che dopo due minuti si è creata la prima palla corta. Per arrivare a fare questo vuol dire che c'è qualcosa che non va, c'è stato qualcosa che non va, perché a partire che tu devi iniziare subito con la massima concentrazione, aggredendo l'avversario, andando a chiudere solo il minimo passaggio, dopo due minuti concedi la prima palla con la squadra avversaria, già ti fai capire che c'è qualcosa che non va. Poi lasciando perdere il gol doveva essere annullato perché era fuori gioco, tutto quello che vogliamo, c'è il possibile di gol su Higuaín, ma io non ho mai visto un centrocampo del Napoli così brutto negli ultimi due anni. Berardi è stato un giocatore praticamente che girava a vuoto, correva a vuoto, mi ricordava il migliore di Argano in campo, girava a vuoto per il campo andando a pressare tutti, ma non sapendo chi doveva andare a chi togliere la palla. Inter scolastico, molto meccanico, macchinoso, quindi un giocatore lento, prevedibile, e poi quando vieni sovrastato fisicamente da giocatori come Pogba, dalla classe di Pirlo, non puoi dalla velocità di Vidal, l'inserimento, quello che forse deve fare Hamsik, che l'inserimento negli spazi li ha fatti Vidal e non li ha fatti Hamsik. Quindi poi parleremo anche di Hamsik, la Juventus ha vinto il centrocampo, ha vinto legittimamente, come ha detto Marta. Non è vero che è stato un risultato pesante, anzi, da questo secondo mio parere è fortunato a non perdere un risultato maggiore, perché Reina ha fatto una partita strepitosa, forse migliore, perché Bonucci poteva raddoppiare il risultato dopo altri due minuti, la Juve si poteva ritrovare sul 2-0 dopo 4 minuti di gioco e il gol di Bonucci sarebbe stato regolare, di Reina ha fatto veramente un miracolo. Quindi Napoli poteva realmente perdere quella partita e perderla di brutto. Ha tenuto il campo, gli unici che hanno reagito in campo sono stati Lorenzo Insigne, Pepe Reina e Armero, che finalmente ha fatto una partita da Napoli divorando la fascia sinistra. Sì, io siccome siete degli attenti osservatori per quanto riguarda le sorti del Napoli, a me è balzata agli occhi una cosa lampante nei primi minuti. Di solito il Napoli quando inizia la partita cerca il fraseggio, cioè palla indietro, fraseggia e poi inizia l'azione. Lo ha fatto solo delle tantissime partite. A Torino la cosa che è balzata agli occhi è stato passaggio all'indietro e subito il lancio lungo di avanzata. Adesso non arrivo sulle stelle di Fernandez o di Albiol. Questo mi ha dato l'impressione come Napoli che dà la palla agli avversari e cerca di subirli in un certo qual modo. La seconda cosa che ho sentito in questi giorni, il dibattito dopo la partita, che in queste circostanze Napoli dovrebbe giocare con un centrocampo a tre, forse
forse per supportare meglio. Cosa che pensate? Allora, io non amo chi vuol fare la tattica in televisione per far vedere che capisce di calcio e quindi vuol insegnare all'allenatore come si Benitez sa che a seconda degli uomini che ha a disposizione deve mettere un certo tipo di formazione in campo. Quindi questo glielo lasciamo fare a Benitez, a noi non interessa dire Napoli doveva giocare a 3, a 4, doveva passare la palla in mezzo, al centro, loro sanno come hanno preparato la partita e Benitez è un allenatore vincente che ha così tanta esperienza che non penso che opinionisti e giornalisti possano andare consigli a Benitez. Benitez di questo anche in conferenza stampa qualche volta l'ha detto, il fatto che in Italia c'è molto tatticismo, tutti insomma cercano di tutti esperti tattica. Sicuramente lui sa come mettere il Napoli in campo perché non lo vede. Sì, infatti io penso che lui stia cercando anche di dare una mentalità ben precisa alla squadra, cioè il Napoli non si deve adattare all'avversario, ma l'avversario eventualmente dovessi adattare al gioco, cioè, lui non cambia mai, quello che dicevi tu può essere ricollegato a un fattore. All'inizio del campionato vedevamo il Napoli che giocava più tempo palla a terra e possesso palla, perché avevamo una partita a settimana all'inizio del campionato, e quindi potevi gestire meglio, sprecare più energia in campo e gestirla meglio durante la settimana. Quando ti ritrovi poi dopo ogni tre giorni a dover giocare, non puoi fare quel tipo di gioco sempre, perché sennò altrimenti perderesti punti in campionato, in Champions e in Coppa e così via. Allora cosa devi fare? Devi subire per forza un po' l'avversario, rifiatare, recuperare palla e partire in contropiede. Non è detto che debba essere sempre così, però quando sai che l'avversario sta meglio è una scelta ovvia, perché non puoi correre gli stessi ritmi dell'avversario e rischiare che poi dopo tre giorni rimani sulle gambe. Io l'ho visto in due partite, oltre a quello con la Juventus, all'Olimpico, a Milano con il Milan, dove Napoli ha subito a un certo punto il Milan, ma soprattutto a Firenze con la Fiorentina. In queste due trasferte ho visto un Napoli che non è riuscito, soltanto a Spazi è riuscito forse a fare il gioco che Benitez ha in mente, giusto Roberto? Sì, insomma, comunque c'è il peso di giocare le partite in continuazione, quindi la squadra comunque in un modo o nell'altro ne risente, insomma, di questo calendario così fitto. Adesso c'è la pausa. Proprio pesante sabato col Parma, poi di nuovo la Champions, è intervallato quindi da queste mini pause della nazionale, però insomma che poi in un certo senso spezza il ritmo, poi lo rifanno, riprende in maniera, e quindi perché magari ti abitui anche a giocare delle partite con un certo ritmo, all'improvviso c'è la pausa e quindi per 15 giorni stai fermo. Dobbiamo anche dire che la Juventus a Torino ha fatto una partita mostruosa sul piano fisico, ma nelle due partite di Champions, uno di campionato che aveva lasciato molto a desiderare sul piano del gioco e piano fisico. Il Napoli invece veniva da tre turni in cui il Napoli ha fatto un calcio stratosferico, cioè già il ritorno contro l'Olympique Marseille si è vista più sofferenza, però lì i giocatori sotto il profilo nervoso e tattico e fisico hanno dato tutto al Big Massi, ed è anche normale che dopo tre gare giocate al massimo e che vinci sei partite consecutive, nelle ultime sei partite giocate, arrivi all'imprenditore di luci, può essere un calo sia di concentrazione mentale e fisico. La Juve veniva da due partite in Champions, sono in campionato, in cui è ascoltata, quindi c'era per forza la reazione. Se vedi Buffon che è stato strepitoso, a me piace Buffon quando ha fatto una smorfia sul tiro di Insigne, i giocatori che per la Juve l'anno scorso erano fondamentali, in queste prime partite non avevano forza di passaggio per brillato, parlo di Buffon, parlo di Pirlo e anche lo stesso Pogba, sono stati poi decisivi nella partita di Napoli. Quindi, come afferma Benitez, questo Napoli è ancora al 75%, ancora qualcosa da migliorare, ecco, perché ogni volta, in ogni appuntamento importante, c'è qualcosa o qualcuno, meglio, che viene meno. In questo caso abbiamo visto Hamsik, che in un altro appuntamento, in un altro esame importante, come era il match con la Juventus, è apparso opaco in questa gara. Hamsik infatti è stato in questi giorni anche oggetto di aspre critiche da parte dei media, lui ha detto di non importarsene insomma delle cose che dicono i giornalisti, però ha detto abbiamo una stagione importante davanti e quindi io sono concentrato e penso solo a me stesso. È giusto che dica così. Ecco, cosa ne pare di questo
giocatore azzurro che in questo momento sta vivendo un po', diciamo, questa fase in ombra. Hamsik è un giocatore dalle grandi potenzialità, un giocatore importantissimo per il Napoli, secondo me deve essere lasciato in pace, deve essere, fa bene Hamsik a giocare, tra virgolette, perché insomma comunque è giusto insistere su queste sue prestazioni, sicuramente non ha, magari non ha brillato rispetto alle altre partite, però è un giocatore importante per il Napoli, un giocatore che quando c'è l'opportunità vede la porta, quindi sono convinto, l'ha detto lo stesso Benitez oggi in un'intervista, che continuerà a far bene, pare che ha detto, ha pronosticato 15 reti fino alla fine del campionato. E beh, se continua così ci arriva, perché se già essere lui in campionato. Nel senso che comunque il problema Hamsik non lo vedo. Sicuramente poi i tifosi in India insistono molto su questa faccenda di Hamsik, proprio questo, perché si aspettano molto da un giocatore così. Non si può imputare a Hamsik una prestazione negativa contro la Juventus, e quando ti viene meno il centrocampo è tutta la squadra a soffrire. Quindi se Hamsik deve poi preoccuparsi di andare a ripiegare sull'avversario fino a metà campo, o sul lato destro, lato sinistro, per cercare comunque di arginare la manovra violentina, è normale che Hamsik non può fare quello che sta a fare e deve sacrificarsi. Quindi chi critica Hamsik, giornalisti, opinionisti, sapientoni, come diciamo, non capisce nulla di calcio, perché Hamsik è il calcio, è un giocatore che si sacrifica per la squadra, quando non forse, fa gol si sacrifica per la squadra. Forse Cosimo, le critiche non erano tanto sugli aspetti tecnici, ma proprio su quelli comportamentali, si vede forse molto spesso un giocatore timido, io sto cercando di capire le critiche. Anzi, Hamsik era l'unico in campo, quando ha giocato contro la Juventus, andare vicino ad Hamsik a muso duro, a rischiare l'ammonizione per far valere ragioni del Napoli. L'Hamsik di qualche anno fa a Milano o Gattuso passò la testa. Oggi Hamsik fa muso duro vicino all'arbitro e dice: cosa stai facendo? Allora, cioè, non si può dire neanche su via. Purtroppo il Napoli è venuto meno in tutta la squadra. Non volendo fare del vittimismo, ma in certi momenti della partita si è visto un arbitraggio che ci ha lasciato. Lasciamo perdere l'arbitraggio, non capiamo la storia dell'arbitraggio, assolutamente no. Sennò non c'è il gol dopo due minuti, la zavorra potentissima, nel senso che c'è stato in Italia questo gol, già che ti fai la Juve dopo due minuti e ti fai la porta, e quello già dato di fatto. Poi un'altra cosa, questo 75% di Benitez si è strumentalizzato troppo. Ma forse lui ci gioca anche su questa cosa. Lui ci gioca e i colleghi abboccano, perché è quello che lui vuole. Il 75% di Napoli oggi dà già il massimo che può dare, già sta al 100%. Il 75% a mio parere, che cui si riferisce Benitez, è quello di gennaio. È quello di gennaio. E il Napoli arriva al 100% quando la squadra sarà completa in tutte le parti. Allora, comunque, qua dove sarà il Napoli al 100%? Perché sono arrivati quei tassetti che non sono arrivati. Domanda: arriveranno questi giocatori a gennaio? Si spenderanno? Si sbilancia e dice: a gennaio spenderò 50 milioni. Non penso che abbia fatto per marketing e pubblicità, oltre per marketing e pubblicità e comunicazione. Penso che poi dopo debba veramente ottemperare alle promesse fatte. Se ci dai attenta su queste cose, sicuramente penso che qualcosa sarà fatto. Se visto adesso, con prima di dire ieri, Napoli può contare su qualche giovane. Se visto che il Mesto non stava bene, se, insomma, avrà un po' di tempo, e si è deciso di puntare su questo giocatore, che comunque c'è anche una discreta esperienza, certo, europea, in Champions, con la nazionale. Quindi sono convinto che a gennaio Napoli inizierà. Quindi prima di passare alla Champions, secondo voi sul mercato, domanda da un milione di dollari, dove bisogna investire? Benitez ha una mentalità di calcio filo spagnolo, filo anglosassone. E questo se capisci. In Inghilterra i campionati si vincono con tanti giovani, però per ogni reparto ci sono almeno due grandi giocatori di esperienza in tutte le squadre. Se noi ricordiamo il Manchester, che ha vinto coppe con Cristiano
Cristiano Ronaldo da ragazzino c'era un certo Alan Shearer che giocava ancora nel Manchester United. Sì, sì, sì. Ecco, allora, un allenatore come Benitez, che è allenato in Inghilterra, in Spagna ed ha vinto, sa benissimo che vicino a giovani di talento, come quelli che ha il Napoli, oppure giovani già campioni come quelli che ci vogliono, giocatori esperti che abbiano tante partite europee sulle spalle, che abbiano tante gare coppe in bacheca, che possano farci un nome. Secondo te? Il nome più banale sarebbe Mascherano, e questo senza ombra di dubbio, perché è un giocatore che è pronto, un giocatore alla Pirlo, va, quel giocatore che ti fa fare il salto di qualità al centrocampo. In difesa si sono fatti tanti nomi, ma penso che il giocatore in difesa deve essere un ragazzo, un giovane manciaforte, quindi devono puntare su Debbie Dibuono, ovviamente. Dibuono, un giocatore che possa affiancare al Viola, quindi per esempio uno Skirtel. O Zuma, questo giocatore francese, certo, che in prospettiva è un giocatore che può dare anche una plusvalenza al Napoli, come stessi esterni. Io penso che il Napoli ormai con il Maggio, Zuni, Garnero, non penso che vadano a prendere altri esterni. Io sento fare nomi di Antonelli, Montoya, Guarin, secondo te? Ma Guarin non penso che serva al Napoli, perché poi tu incontri Vander, va Insigne, Callejon, Mertens, dove lo fai giocare Guarin? Dove lo metti? Ma Sister Ranes, dove lo metti? Sono giocatore, io penso che un giocatore che potrebbe servire al Napoli, un giocatore per esempio come in attacco, come Mata o come Robben. Giocatori di esperienza che possono giocare sugli esterni come centrali, che ti fanno la differenza in qualsiasi partita. Però Roberto, non so, io non mi sbilancio mai sul mercato, perché il mercato è sempre, insomma, a sorpresa, specialmente quello di generale. Però attenzione a Shalau, chissà, attenzione a Shalau per generale. Di nomi da qui non ce ne sarebbero, però aspettiamo, allora, ovviamente la bomba del mercato, del presidente. Con uno da Sciarra e Balotelli, partenza da Milano, io punterei su Sciarra vicino al Napoli. Decisamente, tra i due decisamente a Sciarra. E dopo questa bomba di Cosimo Sinza, io procederei a parlare dell'argomento, aprire questa parentesi sulla Champions, perché dopo le due splendide vittorie, prima al Velodromo, poi a Napoli con il Marsiglia, la qualificazione è tutt'altro che sicura. Perché? Perché potrebbe bastare anche un solo punto a Dortmund, però 12 punti, perché adesso il Napoli ha 9 punti in classifica, però anche con 12 punti la qualificazione potrebbe non potrebbero bastare. Sì. Quindi, assolutamente, se non perdi a Dortmund sei qualificato con un turno di anticipo. Sì, esattamente. Se perdi a Dortmund, pur vincendo l'ultima con l'Astra, non potresti essere a Roma. Questo è un calcolo che tutti fanno, tanto per scontato che l'Astra vive col Marsiglia. Cioè, questo è un calcolo che tutti dovrà fare un punto, questo è almeno un punto per Marsiglia. Speriamo. Un po' d'orgoglio. Stadio, i tifosi, c'è grande partecipazione da parte dei tifosi, un minimo di orgoglio. Problema che vanno a giocare a Roma, non a Marsiglia. Però devono giocare anche la prossima con Dortmund, l'Arsenal, quando noi giochiamo con Dortmund, anche uno scampetto all'Arsenal potrebbe poi, se il Napoli vince con l'Arsenal, potrebbe se facciamo i punti forse si qualificano, o sbaglio. Le varianti sono un girone così difficile, le varianti sono sì, forse il girone è più difficile in assoluto. Napoli potrebbe anche vincere il girone. Sì. Potrebbe essere uno dei più semplici, paradossalmente, perché Arsenal e Borussia Dortmund erano le favorite. Cioè, quindi paradossalmente si qualifica Arsenal e poi il Napoli e Marsiglia, poi è il Napoli che l'ha reso il girone più difficile, perché ha reso vita dura non solo Arsenal e Borussia, ma lo stesso Marsiglia sta facendo la comparsa da partecipante con pagato. Quindi alla luce di tutte queste variabili, io vi chiedo, in che modo secondo voi il Napoli affronterà la gara con il Borussia Dortmund? Giocherà per vincere, punto. Sì, il Napoli deve giocare, deve fare la sua partita senza pensare al risultato, che basta il pareggio, che basta. Napoli va a fare la partita come ha sempre fatto, Benitez con tranquillità, la tranquillità di Rafa Benitez, cioè, andiamo lì, ce la giochiamo e insomma vediamo quello che succede. Col Borussia ti giochi il primo obiettivo stagionale, perché ricorda che passando il turno arrivano soldi freschi che tu potresti investire. Quindi torniamo poi sulla questione del partito che ci passa da 30, no, sono già preventivati. Ma guarda, è tutto,
mercato del Napoli, anche i nomi che si andranno a trattare, dipenderà tutto dal passaggio all'ottavo. Quindi è il primo obiettivo stagionale, arriverà proprio con la partita col Borussia Dortmund. Esatto. Quindi come si va a Dortmund non perdendo? Andando con la mentalità vincente, che solo Benitez, potrà dare a questi giocatori. Ecco, io prima di concludere vorrei un attimo analizzare velocemente quello che sarà il prossimo turno di campionato. Certo. Perché il Napoli incontrerà il Parma. Quindi diciamo che il calendario favorevole è proprio quello della Juventus, che incontrerà il Livorno, e la Roma invece incontrerà il Cagliari. Quindi se noi notiamo i prossimi due turni, sia Roma che Juventus incontreranno avversarie alla portata. Mentre il Napoli sarà proprio quello che dovrà incontrare, ahimè, avversari maggiormente impegnativi. E sarà il riscatto di Mario Carmi. C'è la trasferta Roma con la Lazio, anche se mi sembra che fra tre giornate ci sarà il primo vero, oltre a quello che c'è stato con il Napoli, della Roma, c'è la Roma-Fiorentina, se non sbaglio. Quindi diciamo che nessuna partita è sfida, ma io posso a 4 punti, e secondo a 3 punti. Sì, assolutamente sì. Gli impegni di Roma e Juventus, insomma, pur con squadre mi sembra Sassuolo, no? È arrivata la sorpresa nel finale, questo è il campionato di questo. Il cavallo vincente si vede al traguardo, però sicuramente un punto a favore del Napoli è che nel girone di ritorno tutte le grandi giocheranno a Napoli. Questo è vero, a parte l'Inter, tutte giocheranno a Roma e Juventus, quindi al San Paolo, sarà ben diverso. Bene, quindi cosa ci aspettiamo? Che il Napoli... Il Napoli deve continuare a giocare come sta facendo un ottimo campionato, il primo in Champions, che la classifica dice questo, terzo in classifica a 4 punti dal primato. Continuiamo su questa strada e il Napoli, sono convinto, che continuerà a far bene. Io invece non aspetto che sabato Marek Hamšík zittisca tutti i giornalisti, come esatto. Ha detto. Allora, tra le dichiarazioni sibilline ha detto non mi interessa quel che scrivono. Farà una grande prestazione col Parma, forse farà anche gol. E ci aspettiamo anche una grande prestazione a Dortmund. E il giorno dopo, grande Marek Hamšík, loro di Napoli. Quindi già vedono anche il titolo loro di Napoli. Bene, Vincenzo, tu vuoi... Sì, io mi aspetto che Napoli passi il turno con una giornata di anticipo e che cerchi, almeno fino al mercato di gennaio, di rosicchiare qualche punto sia a Juventus che a Roma, e quindi trovarsi poi per l'anno nuovo a giocarsi tutte le possibilità sia in campionato che in Coppa. Bene, con questo abbiamo concluso. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie a Roberto Sica. Grazie a voi per l'invito e saluti a tutti a casa. Grazie a Cosimo Silva. Grazie a voi e complimenti alla bravissima Marta Rea, bravissima presentatrice, che ha saputo moderare questo dibattito sul Napoli, che di solito è sempre acceso. Grazie a voi e grazie al direttore di Web Napoli 24. Buonasera, ciao a tutti. Io vi ricordo di continuare a seguire tutti gli aggiornamenti su www.webnapoli24.com, sul calcio Napoli e non solo. Con l'Angolo Azzurro ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Marta Rea e Forza Napoli!